benvenuti, scusate quel po' di commozione impossibile da frenare, e è una puntata importante per noi, perché è vero che in questi giorni siamo stati piacevolmente ubriacati di video a Marcord in cui abbiamo rinverdito la memoria dei tanti sketch, delle tante barzellette che hanno fatto di Gigi Proietti una colonna del teatro italiano, ma noi non potevamo esimerci dal far parte di questo coro, unirci nel ricordo. Lo faremo bene o male per tutta la puntata, con anche grandi ospiti. Ci sarà Lino Guanciale a condividere con un video che ha voluto inviarci il suo ricordo personale, essendosi formato nella scuola di Gigi Proietti. Poi con noi ci saranno il grande trombettista jazz, veramente di caratura mondiale, Enrico Rava, ci sarà Alberto Fortis e naturalmente c'è la mia fantastica squadra di condomini che io vado subito a salutare. Alessandro! Ciao, ciao Paola, buonasera a tutti, ai condomini, ai grandi ospiti di questa sera. E un saluto, un ringraziamento particolare al grande Gigi, al Mandrake. Anche il cielo lo festeggia, come diceva Renato. Certo. È veramente un artista a 360 gradi, ma più di un artista, un maestro, e sono state fatte tante, tante, tante belle considerazioni. Io una sola ne aggiungo. Sì. Un ricordo particolare, anche mio papà si chiamava Gigi e lui proprio ci teneva all'epoca a fare le imitazioni, cioè lui cantava "Mi son magnato il fegato e me lo magno ancora", quindi Gigi per me rimane sempre un caposaldo della nostra cultura dello spettacolo musicale. Assolutamente, un gigante, patrimonio direi della cultura italiana. Tiziana, vengo da te. Ciao. Buonasera a tutti. Grande emozione perché è andato via un grande maestro, un grande artista, il mattatore, l'uomo dai mille volti, cantante, attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, autore, insomma lui è stato tutto e ha lasciato un grande patrimonio, ha lasciato degli strumenti importanti per tutta la cultura italiana, per noi che continuiamo a studiare, anche per i giovani talenti che verranno, e quindi sarà un grande patrimonio. Certo, tu lo ricorderai degnamente tra poco. Intanto vado dal nostro The Journalist, Luca Pompei. Ciao Luca. Ciao Paoletta, ciao Tiziana, ciao Alessandro, ciao a tutti voi. È una puntata particolare davvero, perché siamo qui a ricordare, come diceva ieri sera Flavio Insinna, un maestro di vita più che di teatro, perché Gigi Proietti era soprattutto un maestro di vita, oltre che un genio assoluto. E naturalmente non potevi non dedicargli l'editoriale di oggi. Beh certo Paola, la puntata di oggi è doverosamente dedicata alla memoria del grande Gigi Proietti, scomparso qualche giorno fa, e per il consueto spazio che dedichi alle mie riflessioni non potevo che provare a spendere anche io qualche parola. Non ti nascondo però che provo imbarazzo e anche un po' di inadeguatezza nel tracciare un profilo di un simile gigante del teatro, del cinema e della televisione. Ed allora, visto che nella vera e propria alluvione di parole che ci ha dolorosamente travolto, oltre a tantissime commoventi riflessioni, si è fatta molta retorica, per non correre il rischio di farne tanta anche io, ho pensato di tracciare quei momenti in cui ho avuto la forza, la fortuna anche di beneficiare di questo straordinario talento. Ero poco più che adolescente, fine anni 70, in TV mandarono in onda uno spettacolo teatrale. Mi colpì da subito il fatto che sul palcoscenico c'era un solo personaggio. Io che in TV fino ad allora, in teatro non c'ero mai stato, avevo della scena la percezione tipica delle affollate commedie di Edoardo De Filippo. Mi vedo apparire, ecco, sullo schermo quest'uomo, camicia aperta, fiaschetta in mano, che fa una lezione di educazione sessuale. Trovo da subito esilarante, geniale il modo con il quale, per ogni dettaglio imbarazzante secondo le convenzioni di allora, lui risolva la questione facendo un sorso. E visto che di dettagli imbarazzanti, trattando di educazione sessuale, ce ne sono un'infinità, puoi immaginare in che stato questo strano professore si è giunto a fine lezione. Da qui ho cominciato ad amare Gigi Proietti, ho continuato ad amarlo sentendolo cantare come solo lui era capace, gli stornelli romani, ridendo per le sue mandracate
il suo modo unico di raccontare le barzellette. Rido ancora oggi fino alle lacrime quando viene riproposto in TV nei canali digitali il personaggio, non so se lo ricordate, dell'attore Giulio Bonetti, che sulla scena stravolge a suo piacimento i suggerimenti di Spartaco. E poi sui tanti straordinari personaggi, Pietro Ammica, le chansonnier francese di Numerone Percà. E poi, siccome oltre ad avere un grande talento era anche davvero generoso, mi viene da pensare anche ai suoi tanti allievi illustri: Rodolfo Laganà, Flavio Insinna, Enrico Brignano, Gabriele Cirilli, Giorgio Tirabassi e Lino Guanciale, che tra poco vedremo. Ma pensa un po', Paola, tra tante risate l'ultima immagine che ho fissato nella mente è quella di un meraviglioso monologo scritto insieme al suo inseparabile collaboratore Roberto Lerici, un monologo sull'amore, ed è del grande amore Donato, più che dell'allegria, che resterò per sempre grato alla grande Luigi Proietti, detto Gigi. Questo amore è usato, digerito, buttato in pasto al popolo ignorante, come fosse una cosa interessante. Questo amore corrotto dalla noia dei grandi amatori della storia, masticato da 100 letterati, vomitato da principi, prelati. Questo amore che accoglie, che perdona, fatto per gente dalla bocca buona. È un amore di fradicia letizia, che assolve tutto, pure l'ingiustizia. Questo amore sciancato, deficiente, sbattuto sulla faccia della gente come l'osso al cane disperato. Quest'amore scarnito, rosicchiato, coi suoi stracci di corpo denudato, questo amore di cui si parla tanto, celebrato con tutte le grancasse, questo amore disceso fra le masse, elargito per grazia del potere perché tutti ne possano godere, è un amore deforme, malandato, generato dal vecchio capitale tra le cosce del mondo occidentale. Per questo amore è meglio non cantare, perché non c'è una musica che tenga e questa mia canzone sgangherata non so nemmeno cosa la sostenga. Avessi almeno la grazia più sgolata di una puttana sola, disperata, piuttosto che la facile malia, il fascino merdoso di questa borghesia. Ma quell'amore, che era una certezza, si è assopito con l'ultima carezza. Ha ripiegato pian piano le sue foglie, rinunciando per ora alle sue voglie. L'anima mia per questo si è ammalata, non sogna più e resta addormentata, prima che il vuoto tutti ci divori. Venga presto il tempo in cui ci si innamori. Prima che il vuoto ci divori, che venga, venga presto il tempo in cui ci si innamori. Torno sempre con piacere nelle cantine di Nestore Bosco a Nocciano, nella provincia di Pescara. Ho di fronte a me una bottiglia di Montepulciano d'Abruzzo, una bottiglia che mi riporta alla mia infanzia. Stefania Bosco, di quale anno parliamo esattamente? Tiziana, sei davanti praticamente alla storia del Montepulciano. Nel 1968 è stato riconosciuto DOC, quindi denominazione di origine controllata, è riconosciuto a livello nazionale il Montepulciano come vitigno e DOC di vino. E lì proprio hai le prime bottiglie messe in commercio, ovviamente dall'azienda, e c'è in assoluto la prima bottiglia esportata negli Stati Uniti. Stiamo parlando di bottiglia di Montepulciano d'Abruzzo. E torniamo qui in studio perché entriamo nel vivo dei grandi protagonisti di questa puntata. L'emozione è tanta perché vi presento un trombettista e compositore tra i jazzisti italiani più noti a livello internazionale, anche grazie a una lunga attività oltreoceano. Ha collaborato con musicisti
enormi, veramente enormi, come Liconez, Pat Metini, Michel Petrucciani, Richard Galliano, ma anche suonato per Ivano Fossati, per Gino Paoli, insomma, signore e signori, Enrico Rava. Ciao Enrico! Ciao, eccomi qua! Enrico, non sai l'emozione, so di essere, tutti noi sappiamo di essere dei privilegiati a poter parlare con te in questo momento e io ti ringrazio del tempo che ci dedichi e di aver accettato innanzitutto. Beh, io sono soprattutto contento di essere riuscito a far funzionare Skype, dato che io tecnologicamente sono nullo, anzi meno che nullo, quindi non posso crederci che sono di essere riuscito a farlo. Apprezzo lo sforzo, veramente doveva andare così evidentemente, siamo felici che sia successo, che ce l'abbiamo fatta, però adesso io vorrei, ecco, tu non sei romano se non d'adozione, perché tu comunque a Roma, in questo momento dove sei per esempio? A Chiavari. A Chiavari, ecco, c'entra lì, però tu hai vissuto sono a Roma per un lungo periodo. Da qualche anno. Io sono residente qui da un po' di anni. Sì. E anche a Milano abito, però in questo periodo preferisco stare qua perché a Milano la situazione è un po' rovente. Certo, certo. Tu tra l'altro sei nato a Trieste, sei cresciuto a Torino, poi sei stato a Roma negli anni 60, poi in Argentina, poi a New York, in giro per l'Europa, di nuovo in Italia. Dove ti senti a casa, Enrico? Guarda, io mi sento a casa dovunque, però devo dirti una città dove io mi sento a casa, che me la sento come un vestito su misura, è Buenos Aires. Buenos Aires è una di quelle città, anzi è la città dove quando sono arrivato la prima volta, era il 66, me ne sono innamorato perdutamente per tutto, per la gente, per la musica, per questo tango incredibile che io non conoscevo se non nelle sue versioni più così meno interessanti che ascoltavamo qua in Italia, tipo il ballo liscio, queste cose. Cioè, vero tango a Buenos Aires, perché wow. La colonna sonora era, adesso tutto è cambiato, no? Ma comunque allora era la colonna sonora di Buenos Aires. E tu di colonne sonore te ne intendi abbastanza, caro Enrico, però tu come avrai notato dall'inizio della puntata noi stiamo avendo un fil rouge che ci porteremo fino alla fine ed è il nome di Gigi Proietti. Sì. Io non so se l'hai conosciuto personalmente o comunque che ricordo ne serbi. Guarda, io disgraziatamente non l'ho conosciuto personalmente, mi dispiace moltissimo perché era una persona che doveva essere fantastica, da conoscere, io ho visto delle sue cose, era straordinario, ma a parte le sue qualità incredibili, ma che tutti conosciamo, aveva una cosa in più secondo me, che era una specie di magia, questa cosa che non hanno molti, anche nel mio campo, no? Alcuni, Miles Davis, ecco, aveva la magia, Duke Ellington, ma gli altri sono strepitosi ma non hanno la magia. Lui aveva questa cosa qua che appena appariva su un palcoscenico tu non potevi prima ancora di aprire bocca già eri conquistato, tirava l'amore come fosse una calamita, questo posso dire. È vero ed è la stessa magia che noi quando ti ascoltiamo su un palco suonare la tromba avvertiamo. Io Enrico ho curiosato un po' sulle tue pagine, sulla tua pagina Facebook e ho visto che tu hai pubblicato di recente un post nel quale scrivi, leggo testualmente, e dire che stavo ricominciando a prenderci gusto ed ecco che arriva la mazzata. Avevo in programma un bel po' di concerti a cui tenevo parecchio e aggiungi, in quanto a me non posso dire di stare benissimo, ho un problema alla colonna che mi causa un sacco di problemi. Comunque spero che questa faccenda della chiusura dei teatri non duri molto. Già è stata dura ricominciare dopo 5 mesi di stop, se dovessi stare fermo altri 5 mesi o più non so se ce la farei a ricominciare. Allora ti dico subito a pelle, mi è spiaciuto tantissimo leggere un post di questa natura che però comprendo, sento fortemente, mi chiedo insomma questo tuo smarrimento, se è davvero così dura per te affrontare questo momento di stop, di fermo, senza suonare. No, è dura ricominciare. Perché io il periodo per esempio di fermo che abbiamo avuto prima
l'ho vissuto benissimo, ho sentito un sacco di musica, ho letto tantissimo, ho suonato con i dischi, mi sono divertito, però poi ricominciare dopo 5 mesi a salire su un palcoscenico è stata durissima. Infatti i primi 2 o 3 concerti mi dicevo non ce la faccio, perché tieni presente che io ho 81 anni, quindi portati benissimo, non sei una donna, ma insomma generalmente è un complimento che si fa alle donne, lo dico a te, non lo direi. Io, però io a volte non me li sento, a volte me li sento tanti, a volte me li sento 181, quindi stare fermo, non mi era mai successo nella vita di stare fermo 5 mesi, capito? Neanche agli inizi, perché appena hai cominciato, comunque dopo un anno più o meno, come minimo ogni 15 giorni c'era la jam session, no? Quello, il concertino, la seratina, ma 5 mesi fermo mai. E adesso si prospetta, speriamo di no, anzi io faccio le corna, però si prospetta un'altra fermata notevole. Alcuni dei concerti che ho in programma, uno per esempio a cui tengo molto, che con Bollani e Petrella in trio, di Padova, sembra che si faccia in teatro, però da pubblico ovviamente, in streaming. E questo potrebbe essere una soluzione. Cioè non è la stessa cosa chiaramente, però potrebbe essere una non una soluzione, ma perlomeno un qualcosina in meglio di niente. Certo, almeno meglio dell'immobilismo, e quantomeno voi suonereste sapendo che la gente sta comunque seguendovi, anche se da casa o da dove vuole. Forse dobbiamo anche abituarci un po' a questo virtuale. Facciamo di sì. È una brutta parola per te, virtuale, Enrico? Come, scusa? La parola virtuale, dico, è una brutta parola per te? No, non è una brutta parola, però io preferisco le cose non virtuali, decisamente, no? Certo. Le cose fisiche. Però potresti approfittare di questo periodo anche per scrivere un libro, tu ne hai scritti già 2, che tra l'altro vediamo un po' se ritrovo, così li ricordo. Uno pubblicato nel 2004 da Minimum Fax e intitolato Note necessarie, e come un'autobiografia. Poi nel 2011 hai pubblicato Incontri con musicisti straordinari e la storia del mio jazz, pubblicato da Feltrinelli. Che dici, scriverne un terzo? Ma io mi sono divertito tantissimo a scrivere Incontri con musicisti straordinari, che, tra parentesi, un titolo che non mi piace assolutamente, me l'ha imposto la Feltrinelli, e non è un falso, perché non dà l'idea di quello che è il libro. Il libro non è di incontri con musicisti straordinari. Però, a parte questo dettaglio che metto sempre in chiaro, mi sono divertito tantissimo a scrivere questo libro, ma veramente tanto. Difatti dico, il giorno che mi ritiro ho qualcosa da fare, mi piacerebbe scrivere però una fiction, un romanzo, qualcosa. Dai. Sempre parlare di jazz, non se ne può più. Anche una fiction sul jazz non sarebbe male. Comunque, lo scorso 22 maggio, in ogni caso, perché tu al momento giustamente insomma è un po' tutto fermo, quindi si può parlare di progetti futuri, difficile parlare di progetti presenti, ma si può anche parlare di quelli del passato, perché recentissimo, il 22 maggio scorso, hai pubblicato un disco in versione solo digitale intitolato For Mario, e Mario è il tuo manager, Mario Guidi, giusto? Quindi è una dedica che hai voluto fare a lui. Purtroppo è stato, se n'è andato a fine dicembre, ma era anche il padre di Giovanni Guidi, che è un pianista straordinario, con cui io suono molto spesso e con cui ho anche un rapporto così fortissimo, come fosse un fratello minore, anzi un nipote, perché cioè, io lo conosco da quando aveva 4 anni e l'ho fatto crescere in questa maniera fantastica. E mi ricordo più cosa stavo dicendo. Senti, ma comunque Enrico, c'è una cosa che mi ha incuriosito molto, perché questo disco, come molti dischi di jazz, questo è uscito con un'etichetta londinese, l'Accident Records. È una cosa che vedo spesso nel mondo del jazz. Questo secondo te perché? Cioè l'Italia non punta sulle produzioni così come all'estero? Ormai dovrebbe essere storia passata che l'Italia non è il paese del jazz. Insomma, ci sono nomi come il tuo, come quello di Paolo Fresu, Stefano Bollani, Danilo Rea, Fabrizio Pane. Siete talmente tanti che portate avanti il nome del jazz italiano, e mi chiedo perché poi per le produzioni si debba sempre... No, ma in Italia è pieno di etichette discografiche. Il problema è che poi
sono molto, molto limitata la loro distribuzione, a parte che adesso ormai i dischi, come ben sai, non si vendono assolutamente più, si vende un decimo, un quinto, perché non ci sono neanche più i negozi di dischi, non vendono neanche più i lettori. Io per esempio dovevo cambiare macchina, non l'ho cambiata perché il nuovo modello non ha il lettore CD, e questo mi dà molto fastidio. Io conosco dei musicisti giovani che non hanno mai comprato un CD, che vanno tutto su Spotify, certo, sì. Quindi comunque, a parte questo, l'etichetta, una delle pochissime etichette che sono rimaste veramente vendendo in tutto il mondo, anche se molto meno di prima, è la ECM, per la quale io abitualmente incido, per la quale dovrebbero uscire due dischi miei in prossimo futuro. Questa Accidental è un'altra cosa ancora, è specializzata in musica elettronica. Siccome questo disco che tu hai menzionato è un disco appunto di musica elettronica, cioè con, sì, infatti con questo che è uno dei guru della musica elettronica inglese, sì, che è Matthew Herbert, poi c'è Giovanni Guidi e io, ed è il risultato di parecchi concerti, ed è stato pubblicato appunto da un'etichetta, okay, di infatti, elettronica. Infatti è anche un disco live, per cui è proprio la sintesi, diciamo, di quei concerti. Vado dal nostro Luca Pompei, che ci riporta gli umori della rete. Enrico, sentiamo cosa ci dice. Oh, intanto un saluto al grande maestro, poi... Maestro sarà lei! E poi tra i vari commenti sul nostro profilo Facebook di Rete 8 le riporto una domanda di Luca Belfatto: qual è lo stato del jazz oggi, sia in Italia che fuori, e qual è la scena più fertile a livello internazionale dal suo punto di vista? Allora, lo stato del jazz oggi, come dire, non ci sono più i grandissimi, questo è lo stato del jazz. I grandissimi, quelli che lo hanno inventato, ovviamente, parlo di Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles, non ci sono più. E non essendoci più, è chiaro che manca quella che dicevo prima io, mancano quelli che hanno la magia. C'è però un livello altissimo, tecnicamente c'è stata un'evoluzione da non crederci, tecnicamente ci sono i giovani newyorkesi che fanno delle cose difficilissime, ritmicamente, tecnicamente, armonicamente, no? Che però a me non arrivano molto. Invece se parliamo dell'Italia, lo stato del jazz in Italia è secondo me straordinario. Cioè, come quantità e come qualità, io credo che in Europa, vero, non c'è nessuno come, vero, noi. Vero, vero. Assolutamente sottoscrivo, tu sei il primo della lista, Enrico, sappilo. E a questo punto io ti saluto e ti ringrazio davvero per aver impreziosito questa puntata, per averci dedicato il tuo tempo. Spero di sentirci presto per nuove produzioni e soprattutto nuovi live. Benissimo. Ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Ringraziamo Enrico Rava. E adesso è arrivato il momento di vedere un contributo, per il quale già lo ringrazio di cuore, davvero. Ci ha mandato Lino Guanciale. Lino è un grande attore, non serve, credo, presentarlo, basterà il suo volto per ricordarvi il gran numero di film e di fiction che ha realizzato e ha fatto. Lui si è formato nella scuola di Gigi Proietti e lo ricorda così. Cari amiche e amici di Internotto, ciao a tutte e tutti voi. Avrei voluto essere presente in diretta per condividere insieme il ricordo di Gigi Proietti, ma purtroppo motivi di lavoro non me lo consentono, quindi affido le mie parole a questo breve video, che testimonia comunque quanto ci tenga ad esserci. Io ho esordito con Gigi Proietti, nel senso che appena uscito dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, la Sitio d'Amico, Gigi è stato il primo regista a scritturarmi. Mi diplomai in luglio
e in settembre ero già in prova con lui per il Romeo e Giulietta che aprì di fatto il Globe Theater di Villa Borghese, quello che giustamente adesso gli è stato intitolato. Era un progetto importante, lui stesso ci si metteva molto in gioco perché in ballo c'era anche la sua autorevolezza come carisma teatrale in città, e quindi l'impegno che mise in quell'impresa fu straordinario. Eravamo un cast prevalentemente fatto di giovani, alcuni alla primissima esperienza professionale come me, altri poco più avanti, diciamo così, nel loro percorso, e Gigi si dimostrò attentissimo a ognuno di noi. Le prove erano più che altro per la metà occupate da scherzi che lui faceva a noi, ci recitava i suoi sketch, ci faceva sentire se per noi andavano, funzionavano delle cose che aveva aggiunto a un ennesimo upgrade di A me gli occhi please, faceva di tutto per farci stare bene. Quindi fu davvero l'ideale l'esordio con lui, perché fu un esordio soft, un modo soft di entrare nel mondo del lavoro, soft dal punto di vista dell'atmosfera, perché invece dal punto di vista del rigore Gigi era impeccabile. E infatti la cosa che, l'insegnamento che ricordo con più forza è questo: durante una prova un collega, insomma, si lascia andare ad una affermazione, disse: beh, ci divertiamo talmente tanto adesso che stiamo provando con te Gigi, che una volta che saremo in palcoscenico non ci vorrà niente, sarà come bere un bicchiere d'acqua. E lui ci fermò tutti e disse: no, sbagliate a pensare questo, perché del palcoscenico bisogna sempre avere paura. Se non si ha paura prima di entrare in scena, si finirà per fare male il proprio mestiere, perché si darà per scontato il privilegio di essere lì, si darà per scontata la propria bravura nell'affrontare il pubblico. Voi al palcoscenico non gli dovete dar del tu, al palcoscenico si dà del lei. Ecco, questa cosa che lui ha sempre fatto nella sua vita, perché ogni volta l'ho visto terrorizzato prima di entrare in scena, per poi essere veramente libero una volta che era davanti al pubblico, è credo la cosa che maggiormente ha inciso su di me e che mi porto dietro come un insegnamento artistico e etico allo stesso tempo. Grazie e spero che presto potremo condividere lo stesso spazio, non soltanto lo stesso programma. Un abbraccio a tutte e tutti. Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. Sì, c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Er barcarolo va controcorrente, e quando canta l'eco sa risente. Si è vero fiume che tu dai la pace, fiume affiatato fammela trovare. Più di un mese è passato da quel giorno che dissi ninè, quest'amore è ormai tramontato, mi rispose lo vedo da me. Sospirò, poi mi disse addio cuore, ce lo sai, non me scordo di te. Ie corsi appresso ma non l'arrivai. La cerco sempre e non la trovo mai. Vero fiume che tu le dai pace.
so pentito, fammela trovare. C'è un posto nel cuore di Scafa, in provincia di Pescara, che si prende cura della tua vista. È l'Ottica di Venanzio, che affonda le sue radici nella metà del secolo scorso. Da allora la famiglia di Venanzio e il suo team di lavoro sono a disposizione per effettuare test della vista e offrirti gli occhiali che meglio valorizzano il tuo viso. Nel negozio accogliente dal design elegante troverai tutte le nuove tecnologie per l'oftalmica e l'optometria. Non affidare i tuoi occhi a mani inesperte, scegli la grande professionalità dell'Ottica di Venanzio. Vieni in corso 1 maggio 143 a Scafa. Ti aspettiamo. Grazie Lino Guanciale per il saluto, grazie Alessandro per questo barcarolo romano che ci hai fatto sognare. Mi sono ricordata tante belle interpretazioni di Gigi Proietti, mi riporta un po' a quella romanità. Tra poco andremo, non a Roma, andremo però da un artista che con Roma ha avuto molto a che fare, ma soprattutto con la buona musica, ovvero da Alberto Fortis. Prima però so che ci state seguendo in tanti anche dal web, per cui vado dal nostro Luca Pompei. Luca, cosa si dice sul web? Guarda, tantissimi messaggi, soprattutto ringraziamenti a noi per aver dedicato questa puntata a Gigi Proietti, ed è impressionante il modo con il quale il popolo italiano amava questo straordinario artista. Alle volte si dice artista romano, Gigi Proietti era un genio universale. Vero. E arrivano davvero delle parole straordinarie. Ne scelgo una per motivi di tempo, è una riflessione di Rina Caraffini, che dice: l'eredità di Gigi è in buone mani, Lino Guanciale ha accolto come un bravo alunno tutti gli insegnamenti che Gigi ha dato. Bravo a Lino Guanciale da parte di Rina Caraffini, e in effetti il contributo di Lino Guanciale è stato straordinario, come quello, e lo dico io, ma lo direte anche in molti tra voi, quello di Tiziana di Tonno. Ma verissimo, verissimo, grande emozione questa sera, e continuiamo ad emozionarci, lo facciamo insieme ad Alberto Fortis. Ciao Alberto! Eccoci, non ti sento, vediamo se dipende dal nostro audio, prova a vedere, forse hai il microfono scollegato, Alberto, vedi un po' in basso se hai il microfono scollegato, vediamo un po'. Intanto vi ricordo Alberto Fortis, un nome della musica italiana che in 40 anni di carriera ha saputo davvero sempre rinnovarsi con quell'intelligenza e grande originalità, fedele sempre a un approccio sperimentale della musica, privo di confini, e questo possiamo dirlo forte perché Alberto Fortis, qua il gioco, vabbè, troppo semplice. E questa sera ho veramente il grande piacere di parlare con lui. Se il suo microfono si è azionato, vediamo un po'. Non ci sentiamo. Non dipende da noi, Alberto. Noi abbiamo... Vedi, in basso a destra il microfono, tu ce l'hai attivato? Allora, vogliamo provare a uscire e rientrare? Che dici? Nel frattempo, Luca, se c'è qualche altro messaggio dal web, abbiamo l'opportunità di leggerlo. Sì, tanti messaggi per Lino Guanciale, potrai immaginare. Beh, certo, lo immagino. Letizia, Lina, sempre bravo, bello ed educato. Beh, ovviamente Lino Guanciale ha sempre la sua presa. C'erano anche comunque anche dei bei messaggi per Enrico Rava, che è insomma anche lui un genio assoluto del jazz italiano, e molto apprezzato anche lui dal web e dai nostri amici. Ciao al grande Donatella Sabadini, si riferisce ovviamente a Gigi Proietti, Vilma Grande Lino, e poi un maestro che serviva a tutti noi, ci scrive un'altra amica, saremo un po' tutti orfani di lui. In effetti fare a meno di Gigi Proietti in un panorama sarà davvero dura. Certo. Però tanti messaggi questa sera, davvero tanti, grazie a tutti voi. Bene, veramente grazie che ci state seguendo, e grazie per tutte queste, così, per questa presenza che ci fate sentire, questa vicinanza. Vediamo se abbiamo il nostro Alberto. Alberto, ci riproviamo.
ho tutto attivato. Oh, quindi... Adesso ti sentiamo, era evidentemente c'era stato qualche piccolo inghippo, ma sei con noi, benvenuto Alberto Fortis. Era Paola, buonasera a tutti voi, ciao. Allora caro Alberto, so che sei nella tua domodossola in questo momento, in questi giorni, con che umore stai vivendo questi momenti? Sì, mi ritrovo rintanato a rivedere un film che avevamo tutti già visto a marzo-aprile appunto e fortunatamente, come già avevo fatto nel primo lockdown, insomma questa casa mi aiuta molto nella concentrazione artistica, nel fare tante cose anche di mie dirette e soprattutto adesso c'è anche questa elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America che mi appassiona molto ed è una nota perlomeno per ora apparentemente per quanto mi riguarda molto positiva perché sembra che Joe Biden sia a un passo sì, dalla presidenza. Esatto, io capisco la tua grande affezione per l'America, avremo modo di parlarne perché naturalmente insomma tu l'hai sempre vissuta da molto vicino, ma intanto visto che come stiamo dicendo dall'inizio della puntata il nostro leitmotiv è Gigi Proietti, io so che tra l'altro tu hai avuto il piacere di sfiorarlo, diciamo così, più che incontrarlo proprio. Ho il piacere di sfiorarlo, parliamo di qualche anno fa in una trasmissione in una Rai 1 e che dire, non si può aggiungere niente di tutto ciò, di questa tsunami di meraviglia che si dice intorno a una grande icona come Gigi Proietti. Oltretutto gli si deve anche insomma l'attività di questo meraviglioso teatro che va a parafrasare il Globe shakespeariano, certo, che è eccellenza, è una cucina eccellente anche delle giovani carriere artistiche e si stanno vedendo anche su tutti i canali televisivi in questi giorni insomma dei tributi e degli omaggi a quello che io chiamavo GGG, il grande gigante Gigi, per andare un po' a parafrasare il film di Steven Spielberg. Grande gigante veramente, un gigante che continueremo a ricordare fino alla fine di questa puntata, ma adesso abbiamo Alberto Fortis, voglio parlare di musica, della tua musica, perché il primo lockdown ti ha fatto bene, si dovrebbe dire, per modo di dire, perché tu durante, insomma era marzo, quando hai lanciato una nuova canzone, una canzone che si intitola Niente da dire e guarda caso, qui torna il link con l'America perché quel niente è scritto NY come New York, ovviamente. Ovviamente non è una cosa a caso, è voluta, Albert, pensando proprio all'America? È a caso, sono un po' insomma quei piccoli messaggi in codice che per chi conosce bene la mia carriera può capire al volo, chi no non importa, ma insomma la domanda la solleva con questo NY. In effetti perché New York è una città che ha segnato tanto della mia vita, della mia professione e anche perché quasi sempre i lavori discografici vedono una conclusione proprio nella città di New York, così come questo singolo che è uscito appunto a marzo, perché chi fa musica lo sa, una fase molto importante, la fase conclusiva, quella del mastering, cioè dove si va a creare la coppia, la matrice che decreta ad oggi una grande differenza di suono se fatta bene. E io quasi sempre, se posso, lo faccio proprio a New York da questo signore che si chiama Greg Calvi, di origine italiana, che ha al suo attivo più di 20.000 album, da Bruce Springsteen a Madonna, a Beyoncé, a Christina Aguilera, insomma un gigante della masterizzazione, come si chiama. E quindi mi sentivo nel cuore di fare un piccolo tributo a questo signore, a Greg, e naturalmente alla città di Manhattan, che in questo momento insomma sta vedendo come tutti noi, come le grandi capitali, sta vivendo un periodo molto difficile. Certo, ma tu ti senti un po' americano, Alberto? Mi sento un po' americano, io posso dirti che nei 40 anni di carriera, con diversi album realizzati là, registrati là, sono circa 6, e assommando tutti i periodi che ho vissuto e ho seguito, mi sono diplomato anche a un college, all'Hunter College a New York, diciamo che sono stati 7 anni della mia vita passati negli Stati Uniti, quindi poi facendo un lavoro come questo è chiaramente si vive un clima, soprattutto se torniamo qualche anno indietro, no? Prima del 2000,
quando la realtà degli studi di registrazione, le possibilità di collaborazioni che venivano molto spesso proprio per un aspetto personale, di conoscenza, di piacere di musica, certo, reciproca, certo, di merito. Questo mi è sempre molto piaciuto. Certo, immagino. Veniamo al singolo, perché lo stiamo per vedere, c'è anche un video molto simpatico. Stiamo per ascoltare questa canzone, come detto il titolo è Niente da dire. Vuoi lanciarla tu, Alberto, magari dicendoci brevemente qualcosa su quello che stiamo per ascoltare? Guarda, io la lancio dicendoti la dedica a chi ho dedicato questa canzone. Sì. E poi ne parliamo, perché io l'ho dedicata a Seneca. Seneca è probabilmente il più grande filosofo della storia. Sì. E l'ho fatto proprio in questo momento, anzi direi al di sopra di ogni sospetto, perché la canzone era già pronta, poi la data decisa era, mi sembra, il 15 o il 20 di marzo, arriva il lockdown e c'era anche la possibilità forse di fermare questa pubblicazione, poi magari di pubblicarla sarebbe stato nell'estate, ma io ho preferito andare avanti perché, come si dice, ogni cosa a suo tempo, e penso che ad oggi sostanza e un po' di anche saggezza, come ci insegnano gli antichi filosofi, sia utilissima soprattutto nel mondo dell'arte per salvare questa meravigliosa donna che si chiama musica. Non ho più niente da dire in un mondo in cui tutti lo fanno, un mondo di opinionisti, come dire, Alberto toglie la parola, ormai tutti dicono la loro. Ti racconto fatto del video, perché avrete visto questa bella ragazza che sì, usa il linguaggio dei segni, sì, e perché mi era venuta dall'idea appunto anch'io in qualche modo di parafrasare un finto linguaggio dei segni che non conosco, ma questa ragazza è veramente non udente ed è stato per me una cosa molto bella anche dal punto di vista, come si può capire, per la causa loro, averla come ospite nell'album. E oltretutto in quei momenti, proprio grazie all'arte, grazie alla comunicazione, si instaura una sorta di forte sensibilità di comunicazione, perché la ragazza non sentiva la musica, quindi veniva diretta in qualche modo da me, tempo come no, si fa con l'orchestra. Sì, con sì, sì, che bello, che bello. Molto, molto, molto pregnante del video. Vero. Alberto, ti interrompo perché mi dice Luca Pompei che c'è una domanda per te dal web, per cui gli do la parola visto che non abbiamo molto tempo. Vai Luca. Ciao Alberto, Vitaliano che ci scrive da Pescara ricorda un bellissimo concerto che hai fatto da quelle parti negli anni 80 e dice, si sorprende, si stupisce di come l'energia sia rimasta quella dopo tanti anni. La tua musica continua a essere trascinante e travolgente proprio come quel concerto di tanti anni fa. E si chiede il motivo di tutto questo. Il motivo? Il motivo lo sanno solo le stelle e il DNA. Credo che è chiaro che insomma, da una parte l'arte e la musica ti tiene fortunatamente sempre stelle un po' alte, sì, e poi devo dire che parlo seriamente è anche una sorta di disciplina, lo si sa, cioè continuare a studiare con la voce, continuare in qualche modo a ricercare nelle sonorità, nelle produzioni, quello che sinceramente ti piace nell'attualità, no? E questo è una cosa molto importante perché viviamo un momento davvero delicatissimo per l'arte sì, musica, probabilmente è un momento in cui dobbiamo veramente, al di là della lamentela, al di là di quello del periodo difficilissimo che tutti stiamo attraversando, però sperare che in qualche modo, io uso la parola mecenatismo, cioè si ritorni a capire di quanto la bellezza, l'importanza proprio terapeutica dell'arte, anche terapeuticamente nel senso più spiccio e superficiale, ma sia un'arma utilissima in momenti difficili. Quindi, vero, è vero, Alberto. Sempre quando parlo è speriamo che marchi grossi, industrie, sponsor diano molta più attenzione all'arte che
Recentemente forse è un attimino più coccolata, no? Ma è stata anche in quello che abbiamo vissuto abbastanza trascurata, quindi speriamolo, perché lo sappiamo, alla fine è inutile andare in palestra, avere tanti muscoli, se poi non sappiamo contare da 1 a 10. Verissimo Alberto, ai noi io avrei voluto parlare, come vedi il tempo non basta mai, perché avrei voluto con te parlare di quello che è il tour che hai in mente, quando uscirà questo nuovo progetto, però a questo punto facciamo così, io avrei voluto anche mostrare una bellissima fotografia, anzi quello lo faccio subito al volo. Danilo, mi fai vedere quella fotografia bellissima sulla quale ci siamo soffermati prima, dove ecco c'è un giovane Alberto Fortis che stringe delle fragole. Alberto, veramente 30 secondi per insomma dire cosa ti suggerisce poi questa immagine in un periodo come questo, tra l'altro questa ci fa pensare a Fragole Infinite con tuo grande successo naturalmente. Certo, grazie, ti ringrazio, e mi suggerisce proprio questo tempo e questo ponte che sta negli anni, quando le fragole forse adesso stanno rischiando di essere proprio schiacciate. Per me le fragole sono chiaramente la musa, l'arte, quello che abbiamo detto prima, e quindi smettiamola di trascurarla, di sfregiarla o in qualche modo di trattarla male, perché sarà, come sempre la storia dimostra, la possibilità di rinascere dai momenti difficili per tutti. Speriamo davvero, Alberto, con questo augurio che ci lasciamo, e ti strappo la promessa di tornare appena il tuo progetto discografico prenderà forma, naturalmente il conseguente tour, va bene Alberto? Grazie Paola, grazie a voi, buon lavoro e a presto. A presto, grazie, buona serata. E allora adesso andiamo il tempo di un piccolo spot e poi torniamo con una telespettatrice che entrerà in Interno 8. Torno in via Milano 68 a Pescara, a Sintesi, per chiacchierare di nuovo con Fabio. Fabio, perché un uomo sia elegante ha bisogno ancora della camicia sotto la giacca? No, assolutamente no. Ormai il concetto camicia è anche superato. Può portare la camicia, ma può portare tranquillamente anche un girocollo, una t-shirt o anche un mezzo collo. Starei ore a chiacchierare con Rosa. Rosa, come può una donna indossare un abito la mattina per un'occasione e poi reinterpretarlo per un'altra occasione, che so, la sera? Una donna interpreta con il mio aiuto facilmente un abito, perché togliendo il dettaglio più severo e giocando appunto con l'accessorio, ecco, facile. Aggiungendo una cinta, stai segnando un punto vita. È facile rendere subito qualcosa un po' più femminile, più audace, con un dettaglio, basta. Sei favolosa, sei una donna sintesi. Come vi dicevo, è il momento di far entrare qui in Interno 8 una nostra telespettatrice. Sappiate che potete farlo anche voi, anzi so che in molti l'avete chiesto, io vi ringrazio, piano piano vi accontentiamo tutti, per cui andiamo subito, se lo volete fare attraverso il nostro indirizzo mail interno8@rete8.it o attraverso la nostra pagina Facebook, ci trovate naturalmente in rete. Vado a salutare la nostra telespettatrice Rosalba, ciao! Ciao Paola, ciao a tutti. Rosalba, io sono felicissima di averti qui, ti ringrazio per aver voluto essere in questa puntata particolare, dico subito, perché tu sei responsabile degli eventi culturali del Verano, per chi non lo sapesse, è questo cimitero romano nel quale riposano delle personalità incredibili. Ci fai tu qualche nome, Rosalba? Diciamo che il Verano è un museo all'aperto, e oltre alla parte artistica, quindi scultorea, pitture, le arti cosiddette classiche, no? Mosaici, eccetera, la particolarità di questo cimitero è che accoglie veramente personaggi illustri che hanno dato lustro alla città di Roma, sotto tanti punti di vista e rispetto alle varie arti. Parlo dei mostri sacri del cinema italiano, da Rossellini a De Sica, Mastroianni, Gassman, ai mostri sacri del teatro, Eduardo, il padre del teatro italiano, come Silvio D'Amico,
insomma, non basterebbe veramente i pochi minuti che ho a disposizione. Beh, direi che aggiungerei un nomino, a questa lista, Gigi Proietti. Gigi Proietti non, attualmente non è ancora al Verano, ma c'è sicuramente la sua memoria. Mi ha molto colpito nell'editoriale di Luca il riferimento che ha fatto alla memoria, perché chiaramente io lavoro nel luogo deputato alla memoria, certo, nel luogo di memoria come appunto il cimitero monumentale del Verano e della memoria poi di Roma. All'interno, per dire di questo, anzi voglio raccontare proprio l'aneddoto con cui io ho appreso. Molto velocemente, Rosalba, sì. Molto velocemente, sì. Diciamo che il 2 novembre ho appreso la notizia che Gigi ci aveva lasciato proprio mentre in macchina stavo andando al luogo di lavoro, cioè al Verano, perché avevo organizzato dei tour di visite guidate, e il primo tour che inaugurava la giornata, il 2 novembre chiaramente il giorno della ricorrenza dei defunti, era proprio Roma e le storie del cinema, del teatro e dello spettacolo. E ho detto: guarda tu, no, questo grande protagonista della vita, come, no, che tutti abbiamo visto come è nato lo stesso giorno in cui poi è morto. Sì, certo, come certo. Shakespeare, tutto un copione scritto, è no? Tutto un copione tutto scritto perfetto. Quella mattina, quindi, appena sono arrivata appunto al Verano, non c'è avuto nulla per imbastire con la guida del tour dei riferimenti puntuali di fronte a sepolcri come Petrolini, che è sicuramente uno dei suoi ispiratori, Sordi, che lui reputava essere il suo maestro, e tutti i romani ricordano il sonetto che lui gli dedicò il giorno dei funerali davanti a una folla gremita a San Giovanni, e tantissimi altri artisti che appunto diciamo rappresentano, oltre che all'espressione artistica, il cosiddetto core di Roma. Ecco, Gigi Roma. Proietti. Ma io direi core d'Italia e core del mondo, perché veramente. No, non ci prova. Core di Roma. No, ci provo. No. Vabbè. Dopo, per carità, è così sufficientemente generoso a poter, diciamo, diffondere frammenti del suo cuore dappertutto, ma è core di Roma. Core di Roma, va bene, lo rispettiamo, perché effettivamente core di Roma. Rosalba, noi siamo davvero ai saluti, purtroppo. Tu continua a seguirci, mi raccomando. Come no? Ora che vi ho scoperti non vi lascio più. Grazie, ti teniamo stretta, così come mi tengo stretta i miei grandi condomini, che ringrazio: Alessandro De Berardinis, Luca Pompei, la grande Tiziana Di Tonno. Grazie per questa serata anche a Enrico Rava, ad Alberto Fortis, a Lino Guanciale, la nostra amica Rosalba Caruso. Grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento, naturalmente, anzi, grazie ad Andrea Di Fabio, coordinatore tecnico, grazie a Danilo Cinquino in regia. Appuntamento a tutti voi venerdì prossimo. Ciao, ciao Gigi. Ciao.